Bene, buongiorno a tutti. Per chi non mi conoscesse, io sono Enrico Ronchetti e il mio curriculum è Computer Science. Sono qui per fare la presentazione delle mie attività, dei miei 3 anni di dottorato. Il mio tutor è il professor Paolo Tiberio e quello di cui vi parlerò nei prossimi 25 minuti sono aspetti temporali e semantici verso un accesso selettivo a dati di tipo XML. Quello che ho studiato in questi 3 anni sono stati degli approcci, algoritmi e strutture dati che vanno nella direzione di un approccio come selettivo a grandi repository di dati semistrutturati, quindi dati XML e simili. E perché questo? Perché abbiamo fatto questo? Perché ci siamo accorti, e ce ne stiamo accorgendo un po' tutti quanti, che non è più sufficiente fornire un accesso ai dati di tipo classico, cioè basato sulla ricerca utilizzando keyword, come fanno ad esempio i search engine, come Google. Ma gli utenti vogliono qualcosa di più. E secondo noi un modo per offrire un accesso, ancora una volta, più selettivo, più preciso e più personalizzato, possiamo dire, ai dati, è comunque coinvolgere 2 altre dimensioni di notevole interesse, che sono la semantica e il tempo. Quindi abbiamo considerato differenti scenari applicativi. Il primo è stato la disambiguazione dei termini contenuti all'interno di schemi, schemi i più vari, anche se dopo noi li condurremo tutti sotto forma di schemi XML. Perché? Perché ci siamo accorti che è importante dare a ogni termine il significato corretto a seconda del contesto. E il secondo scenario di riferimento è quello di supportare il temporal slicing, si chiama, su documenti XML memorizzati all'interno di repository, quindi rispondere in maniera efficiente a query di tipo temporale. Il terzo scenario è stato quello di offrire un accesso personalizzato a documenti XML in multiversione, e questa volta utilizzando entrambe le dimensioni, dimensioni a disposizione, cioè la semantica e il tempo. Questo è stato fatto con particolare riferimento a uno scenario di e-government. Okay. Questi sono i progetti a cui ho partecipato, il progetto NEP4B, Wisdom e Gov. I primi 2 sono coordinati dalla Prof. Bergamaschi, che è qui in sala. Allora, per quanto riguarda la disambiguazione di schemi, possiamo dire che qual è la motivation di tutto questo? È il fatto che ci si è accorti che molti approcci knowledge-based sono dipendenti dal fatto di conoscere l'esatto significato della terminologia dei termini che sono utilizzati. Quindi l'importanza del significato è estrema, possiamo dire. E ci accorgiamo tutti i giorni che gli schemi e i dati con cui lavoriamo possono essere polisemici, cioè possono essere interpretati in maniere differenti. Qui abbiamo un esempio, abbiamo uno schema conosciuto, abbastanza noto, che è presente su quasi tutti i libri di base di dati, ed è uno schema SQL DDL che rappresenta i prodotti, dettaglio, ordini e ordini in SQL. Qui vediamo i nomi delle tabelle, che sono in blu, i pallini blu scuro, e i nomi delle colonne, diciamo, in azzurro, e vediamo che ci troviamo a dover lavorare con termini fortemente polisemici. Ad esempio, se guardiamo il termine line, vediamo che WordNet, una base di conoscenza esterna molto, molto gettonata, mi propone WordNet 29 significati per il termine line. Line, nel senso, in inglese può essere una serie di persone che aspetta il proprio turno, quindi una fila, può essere un tratto fatto con una biro, e può essere tantissime cose. Lui me ne elenca 29, ma qual è il significato esatto del termine line all'interno del mio contesto? È questo che noi vogliamo trovare. Questo problema poi si propone per tutti i termini che sono impiegati nel nostro schema.
Allora abbiamo visto che così esplorando il significato e dei nodi che sono vicini al nodo a cui vogliamo assegnare un esatto significato, possiamo avere comunque molta informazione a riguardo. Ad esempio qui possiamo dire che Line in questo caso è un particolar tipo di prodotto che comunque viene commercializzato. Chiaramente siamo all'interno di uno schema ordini, dettaglio ordini prodotti, quindi questo sarà il significato più appropriato. Molte volte questa è un'operazione che viene lasciata agli umani, è difficile automatizzarla, un'operazione di questo tipo. Comunque un'operazione di questo tipo fatta, diciamo, manualmente dagli utenti non è pensabile, perché adesso stiamo già lavorando con schemi di centinaia, migliaia di nodi, assolutamente non si può pensare di fare una cosa di questo tipo a mano. È necessario un meccanismo che dia automatizzazione in tutto questo, quindi o una completa automatizzazione o comunque un qualcosa che sia fortemente assistito per l'utente. Ok, qui vediamo l'architettura dell'approccio che noi utilizziamo per fare questa disambiguation. Vediamo, a sinistra abbiamo l'input, a destra abbiamo l'output e in mezzo abbiamo un box dove succede dove si colloca, diciamo, il nostro lavoro, e in cui ci sono vari componenti che andremo poi ad analizzare. Come input abbiamo vari tipi di schemi, vari formati, lo schema relazionale, poi tree, quindi alberi XML, e grafi, quindi ontologie, OVL, RDF, tutte cose che adesso cominciano ad avere un'importanza fondamentale. Questi tipi di formato intanto sono piuttosto diversi, questi tre, e vengono supportati entrambi. E nel primo passo questi tre schemi vengono, diciamo, trasformati, vengono preprocessati e il loro formato viene unificato in un metaformato, che dopo andremo ad analizzare. Così tutte le fasi successive, diciamo, lavoreranno su questo metaformato in modo da dare una flessibilità, diciamo, di trattamento dei dati all'interno del nostro componente. Notare che qui abbiamo messo tre tipi di schemi come input, però sappiamo che la maggior parte degli schemi e dei formati con cui noi ci troviamo a lavorare tutti i giorni possono comunque essere convertiti verso almeno uno di questi tre schemi, quindi in realtà qui gli schemi che potremmo prendere in input sarebbero comunque molti, molti di più, se volessimo elencarli tutti. Una volta che questa pre-processing è stato effettuato, quindi viene unificato il formato su cui lavorare, appunto in questo metaformato che si chiama OIM-RDF, Open Information Model, che è comunque un formato di tipo XML, viene estratto il contesto nel secondo componente. Facendo riferimento a una sorgente di conoscenza esterna, noi per adesso utilizziamo WordNet, ma vogliamo, diciamo, svincolarci da questa cosa, accettare anche altre sorgenti di conoscenza. E cosa facciamo? Estraiamo quello che è il contesto per ogni nodo del grafo. E questa è la Graph Context Extraction. E dopodiché viene fatto quella che noi chiamiamo Hidden Context Extraction, perché abbiamo visto che c'è comunque molta informazione che non è esplicitata né nello schema né nella sorgente di conoscenza, ma bisogna un po', diciamo, saper leggere fra le righe, incrociare bene i dati, e comunque questo ulteriore contributo può essere fondamentale per riuscire a dare il significato più appropriato a ogni termine. Dopo che è stato fatto tutto questo, abbiamo per ogni termine da disambiguare un contesto che ha parecchi termini al suo interno che ci aiutano, diciamo, a trovare il significato più corretto. Tutto questo viene passato all'unità di disambiguazione, che fa quella che è il vero e proprio disambiguation, e in cui avviene anche il tuning
dei diversi contributi, che sono quello del graph context, quello dell'hidden context e quello delle, dovuto alle frequenze, che viene diciamo un po' rivisto per poi dare in output quello che è un ranking dei significati dei termini. E andiamo a vedere un po' in dettaglio cosa abbiamo fatto. Ah, poi per ogni termine, per ogni schema, scusate, si può avere un feedback, cioè tutte le volte che si ha un output, come sotto forma di ranking, si può avere un'iterazione successiva, questo solitamente raffina i risultati, questo può essere o manuale o comunque automatizzato. I risultati con il feedback comunque migliorano solitamente. Abbiamo detto che nel pre-processing abbiamo l'unificazione dei diversi formati che ci permette di avere una certa omogeneità in tutte le fasi successive della nostra architettura. Abbiamo scelto RDF perché è molto ricco semanticamente e permette di esprimere qualsiasi concetto noi vogliamo esprimere. Il framework di riferimento si chiama OIM RDF, e non l'abbiamo fatto noi, chiaramente è preso da un lavoro di Garcia Molina del 2002, è molto interessante, molto flessibile. E un'altra cosa interessante è che noi lavoriamo con questi grafi OIM RDF che possono diventare molto grandi, perché noi prendiamo in input anche delle ontologie, e quindi le ontologie possono essere anche di centinaia, di migliaia di nodi o anche di più, e questi grafi comunque non vengono tenuti in memoria principale ma in memoria secondaria, e viene diciamo caricato in memoria principale solo quello di cui c'è bisogno di volta in volta. In questo modo possiamo anche fare delle disambiguation su quelle che si chiamano non-toy ontologies, cioè ontologie molto molto grandi che adesso sono utilizzate soprattutto in ambito genetico e bioinformatico. Ecco, adesso vediamo un po' come riusciamo a estrarre quello che è il graph context, cioè il contesto del grafo. Allora, a ogni termine è associato un certo numero di termini, sempre dello stesso schema, concordemente a quello che è un settaggio, un crossing setting. Per ogni arco che abbiamo nel nostro schema OIM RDF possiamo associare un costo di navigazione di questo arco fra 0 e 1, è un costo, un peso, un costo diciamo, e 1 per ogni direzione di navigazione. In questo modo possiamo navigare il nostro grafo e sapere quanto ci costa andare dal nodo A al nodo B. Dopodiché abbiamo messo delle soglie, anzi una soglia di raggiungibilità che abbiamo chiamato tau, che ci permette di diciamo restringere il nostro graph context ai soli nodi che sono vicini entro quella soglia tau specificata. E questo è la soglia tau più il dare un peso a questi archi da attraversare ci permette di avere un approccio di tipo relazionale, cioè non dare solo il nodo c'è, non c'è, ma anche c'è con un certo peso, quindi con un certo contributo relativo al nodo stesso che fa parte del contesto. Vediamo un po' come si estrae questo graph context. Mettiamo ad esempio di voler estrarre quello del termine line, partiamo dal termine line che è diventato verde. Vediamo che nella tabella a destra, dal termine line, possiamo raggiungere il termine product, anzi il nodo product, che con un certo costo di navigazione, e questo ci dà un certo peso. Chiaramente il peso è calcolato in funzione della distanza. Tanto più un nodo è distante da un altro, tanto meno sarà influente all'interno della nostra fase di disambiguation. Infatti, questo è il nodo più vicino, possiamo dire, è sicuramente quello più influente, infatti è appeso a 0.9. Gli altri cominciano già a essere più lontani, perché devo fare due passi, devo attraversare almeno due archi, ho un certo costo, e chiaramente il peso che ho per il nodo name e per tutti gli altri, producer, unit cost e product ID, sono pesi inferiori rispetto a quello che avevo prima per product, e così via. E così fino al raggiungimento della mia soglia di raggiungibilità tau.
Quello lì che abbiamo a destra è il nostro graph context, che diciamo viene associato al termine da disambiguare, che in questo caso è il termine line, e questa diciamo è la nostra unità di disambiguazione, quando noi vogliamo disambiguare un termine. Come facciamo a calcolare la similarità fra i termini? Facciamo riferimento a quella che è la gerarchia ipernimi-iponimi che abbiamo all'interno del thesaurus di riferimento, che ancora una volta è WordNet. L'intuizione che ci sta dietro è, tanto più due, si chiamano synset, due synset sono vicini all'interno della gerarchia ipernimi-iponimi di WordNet, tanto più comunque saranno correlati. E infatti questa formula ci dice che ci dice esattamente questo. Se T è il nostro termine line e TC è il termine product, e dopodiché nella formula abbiamo H che è il numero massimo degli ipernimi iponimi che possiamo avere, che in WordNet è 16, cioè è la gerarchia massima che possiamo avere all'interno di WordNet, abbiamo innanzitutto da calcolare la lunghezza che c'è dal termine T al termine TC. Dopodiché con quella funzione possiamo calcolare la similarità in questo modo. Ad esempio, mettiamo di voler calcolare la similarità fra il termine line, inteso nel suo significato numero 14, e il termine product, inteso nel suo significato numero 1, vediamo che dobbiamo fare 5 passi all'interno della gerarchia ipernimi-iponimi di WordNet. Questo ci dà un valore di similarità di 1,86 e va bene. Però, comunque, quello che è importante è che qui facciamo 5 passi. Se vediamo invece cosa succede quando noi calcoliamo la similarità utilizzando il senso numero 22 e non il 14 come avevo fatto prima per il termine line e sempre lo stesso significato, cioè 1 per product, abbiamo chiaramente una similarità molto più elevata. E quindi questo è comunque un contributo molto più elevato che si dà diciamo al senso numero 22 per il termine line in questa occorrenza. E questo ci porta chiaramente nella direzione della scelta del significato più opportuno per il termine da disambiguare. Come abbiamo detto, c'è anche un altro contributo, che è quello dell'hidden context. Ci siamo accorti che la maggior parte del significato è comunque rinchiuso all'interno dei nomi, e questo è comunque noto in ambito di letteratura, ci siamo accorti che se noi riusciamo a usare anche il significato dei termini che vogliamo disambiguare, mettere in correlazione questi nomi con i termini che sono dentro al contesto di riferimento, allora possiamo fare delle cose molto precise. Vediamo un esempio, abbiamo il termine line, e questo è il suo graph context, l'abbiamo visto prima, come abbiamo fatto a calcolarlo, in cui ci sono questi termini. E poi, per trovare l'hidden context, cosa facciamo? Prendiamo i vari significati, prendiamo solo i nomi e buttiamo tutto il resto, e proviamo a mettere in correlazione i termini che ho dentro il graph context con quello che ho nel mio nell'hidden context. Vediamo ad esempio a mettere in correlazione il gruppo A, che è apparso lì sulla destra, con il gruppo B, vediamo che abbiamo tutti i termini con product, producer e così via, non hanno molto a che fare con termini come formation, people, things e cose di questo tipo. Quindi la similarità fra questi due gruppi di parole sarà comunque una similarità bassa, che mi dà comunque un contributo molto basso. Se invece noi guardiamo che relazione stanno le parole del gruppo A con le parole del gruppo C, vediamo che la similarità è molto più alta, addirittura alcune sono anche ripetute, tipo product. E, vabbè, non c'è merchandise, comunque ci sono molti termini che sono chiaramente attinenti al merchandise, cioè product, producer, unit cost e via dicendo. Ok, e prima vi ho fatto vedere come abbiamo calcolato i nostri i contributi, adesso vediamo un po' come mettiamo insieme le cose e come facciamo a trovare delle misure diciamo che ci diano dei risultati. Quindi per ogni termine T vogliamo trovare per ogni senso del termine T un valore di una confidenza che noi abbiamo chiamato phi, che ci permette di scegliere un senso piuttosto che un altro. E questo l'abbiamo fatto combinando
in maniera lineare il graph context, lead and context e le frequenze di utilizzo, e che purtroppo non riesco a parlarne per motivo di tempo, e questo ci dà, diciamo, un fi con S, che ci permette di produrre un ranking di questo tipo. Per il termine line, ad esempio, avremo che al primo posto nel ranking avremo il significato numero 22 come line, come un particolare tipo di prodotto, quindi una linea di prodotti, con una certa fi che qui abbiamo indicato come 0.75. Nel secondo posto, o più avanti, comunque avremo il significato che non è quello idoneo a questo caso, cioè significato 1 per line, cioè una a formation of people one behind another, cioè una dietro l'altro, una fila di persone. E chiaramente il fi con S è inferiore al primo fi con S. Vediamo anche che molte volte ci capita proprio questo, che c'è questo delta piuttosto elevato fra il primo e il secondo significato, che ci dice che comunque il nostro sistema è comunque abbastanza sicuro della scelta che sta facendo. Questo ce lo indica proprio la differenza che c'è fra i due, non c'è un 1%, uno 0.01, ma c'è, in questo caso abbiamo un 30%, quindi il sistema è molto deciso. Ok, cosa abbiamo fatto? Abbiamo valutato il nostro sistema in termini di precisione, che noi abbiamo chiamato P con M, a differenti livelli di qualità, e che ci permette di considerare i risultati nei primi N rank, diciamo. Ad esempio, P con 2 è la percentuale di termini in cui il senso corretto è nelle prime due posizioni del ranking. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso degli schemi, li abbiamo analizzati parecchi, dopo abbiamo lavorato su in maniera comunque estensiva su 10-15 schemi. E li abbiamo divisi per diverse specificità e quindi abbiamo fatto dei gruppi. Li abbiamo annotati manualmente, dopodiché abbiamo fatto andare una disambiguazione automatica e abbiamo confrontato i risultati di questa disambiguazione automatica con la nostra disambiguazione manuale, che secondo noi era comunque fatta, diciamo, il modello, la perfezione. E abbiamo visto, questi sono i risultati, sono comunque molto incoraggianti, perché diciamo che per P1 abbiamo dei risultati che sono al di sopra dell'80%, cioè più o meno 8 volte su 10, anche di più, io metto il primo significato come primo fra la lista di tutti i significati possibili. Se poi a me come utente o come applicazione sta bene prendere in input i primi due del ranking, allora vediamo che questa probabilità si alza, fino ad arrivare comunque a percentuali molto elevate se prendiamo anche solo i primi tre. Questo è molto importante perché nel momento in cui abbiamo termini come line che ha 29 significati, qui nel nostro caso riusciamo a prendere il significato giusto con P1, diciamo, al primo posto. Però se non ci riuscissimo già comunque dare a un'applicazione, a un utente, i primi tre risultati, dirgli bene, dentro questi primi tre risultati c'è quasi al 100% di avere il significato corretto, beh, allora tutti gli altri uno li guarda, li può in un qualche modo tagliare. E quindi da 29 diventerebbero comunque 26 sensi che comunque non vengono presi in considerazione. Quindi questo snellirebbe parecchio tutte le operazioni. Ok, di questo abbiamo fatto anche un sistema, che è online anche adesso, e funziona abbastanza bene, viene cliccato, anche guardando i log, sono abbastanza contento di questo sistema. Si chiama Strider e l'indirizzo è quello che vedete qui, www.strider.imo.it. E queste sono le mie pubblicazioni per questo filone di ricerca. Passiamo al secondo filone, e quindi supporto di query di tipo temporale su database di tipo XML. Allora, in questo caso qual era il problema? Era comunque che c'era l'esigenza di tracciare l'evoluzione di documenti nel tempo. I documenti quindi nel tempo evolvono e non ci si può permettere in molte applicazioni, come ad esempio le applicazioni bancarie, CRM, applicazioni di tipo normativo, non ci si può permettere di perdere lo storico, perché ogni modifica cancellerebbe comunque quello che c'era prima, andrebbe, diciamo, a impattare sugli stessi record e comunque questo farebbe delle modifiche distruttive. Questo noi non vogliamo che accada, perché vogliamo tenere tutte anche le versioni precedenti. Quindi
effettuiamo un versioning sul time, sul tempo, e questo ci dà la possibilità di fare delle interrogazioni di tipo temporale. E cosa significa quindi fare queste query di tipo temporale? Vuol dire quindi scomporre in maniera intelligente i nostri documenti e memorizzarli in un certo modo per fare in modo che quando io vado a fare le mie interrogazioni, allora sì che posso recuperare i dati che mi servono in maniera efficiente. Dunque, sappiamo che il tempo è un tema molto caro all'interno della letteratura che riguarda le basi di dati, però è stato non trattato molto per quanto riguarda il contesto applicativo di cui stiamo parlando, cioè XML. Se ne parla molto nell'ambito dei database, ma nell'ambito di XML c'è ancora molto da fare. Questo probabilmente perché i timestamp, quindi informazioni che riguardano la temporalità, possono essere ovunque all'interno del mio documento XML. E sono comunque è difficile da gestire una cosa di questo tipo. Quello che vogliamo fare è diciamo ispirarci a quello che è stato fatto precedentemente per il processing di dati XML e agire a livello di schema di indicizzazione e quindi migliorare lo schema di indicizzazione per rendere in qualche modo gli indici sui dati consci del fatto di avere dei dati temporali a disposizione e comunque agire anche su questa temporal slicing technology in modo da garantire sì buone performance con quella che è la tecnologia stabile, che è Heuristic Quick Join Technology, e mettere delle migliorie, proporre delle migliorie che permettano di avere dei comportamenti più efficienti qualora ci si trovasse ad avere a che fare con dati di tipo temporale. Questo è, possiamo dire, che è il nostro documento XML tipo di riferimento. Qui vediamo che parliamo un attimo di un ambito normativo, ambito a noi molto caro, come gruppo di ricerca. Allora, possiamo applicare quello che è la numerazione utilizzando gli structural join dei nodi. Come si fa? Si numera ogni tag di apertura e chiusura degli elementi. E quindi il nodo root è chiaramente il primo ad aprirsi e l'ultimo a chiudere. E per questo ha il numero più basso come start pose, come left pose, e il numero più alto come right pose. E abbiamo vari attributi, abbiamo l'identificativo del documento, left pose che indica l'apertura del tag, right pose che indica la chiusura del tag e il livello a partire dalla root. Vediamo un po' il nodo section, C, qui in questo grafo. Vediamo che appartiene al documento 1, vabbè, c'è solo questo, ha left pose 3 e right pose 8 ed è al terzo livello. Poi cosa facciamo? Noi aggiungiamo una pertinenza temporale a questo nodo, in modo da dire questo nodo è relativo a questo intervallo di tempo. Qui vediamo un solo intervallo di riferimento, ma in realtà potrebbero essercene n, cioè supportiamo anche n dimensioni temporali distinte, non è nessun problema, non c'è nessun problema. E quindi noi abbiamo aggiunto la temporalità al nodo. Ma questo lo possiamo avere comunque in tutti i nodi del nostro documento. Dopo aver fatto una codifica di questo tipo, noi abbiamo trasformato il nostro documento XML in una serie di nodi, così, che noi chiamiamo tuple, e le memorizziamo all'interno di un database, e dopodiché questa è l'architettura di riferimento in cui i dati vengono memorizzati a livello L0 per poi essere recuperati con indici di tipo temporale, e dopo, una volta letti, i dati vengono caricati nei buffer e dopo composti negli stack per fare risoluzioni
dalla radice alle foglie, dopo vengono generate le soluzioni. E quello che vogliamo fare e quello che abbiamo fatto è quello di mettere dei vincoli sulla consistenza da controllare, cioè vedere che l'intersezione comunque non sia vuota e fra gli attributi temporali di riferimento, e quindi tutte le tuple che compongono una soluzione comunque devono avere intersezione non nulla, e tutte queste tuple devono avere a loro volta intersezione non nulla con una temporal window di riferimento che è quella della query. Questi sono gli indici che siamo andati a costruire, che hanno questi attributi left post, to e from, che fanno in modo che ci sia una maggiore efficienza nel rispondere alle query di tipo temporale. Questi sono i risultati, questo è il baseline scenario, diciamo abbiamo un 100% come baseline scenario quando valutiamo i vincoli in alto nella nostra architettura, cioè a livello sol-sol. Se dopo noi andiamo ad applicare i nostri filtri a livello più basso, cioè quello più indicato per applicare questi filtri, vediamo che abbiamo una velocità molto maggiore del tempo di esecuzione, 6 volte più veloce, e anche le tuple che passano per i buffer e gli stack sono comunque molto minori. Queste sono le mie pubblicazioni e vabbè, ci sarebbe da parlare di questa cosa, però non c'è tanto tempo. Abbiamo detto che facciamo riferimento anche a un e-government scenario, quindi abbiamo sia il tempo che l'applicabilità velocemente, e questo ci ha permesso di lavorare molto con l'ambito normativo, documenti XML in ambito temporale. Purtroppo non c'è tempo, andiamo un po' avanti. Facciamo vedere quello che riusciamo a fare. Riusciamo a risolvere query di questo tipo, quindi con vincolo strutturale, testuale, di tempo e di applicabilità. Queste dimensioni sono fra loro ortogonali. Questa è una query XQuery che noi possiamo dare al sistema perché sia risolta. E quello che noi abbiamo fatto è quello di fare comunque un engine che tratti i dati in maniera nativa al proprio interno, senza comunque utilizzare strutture dati più dispendiose come DOM o cose di questo tipo, per aumentare l'efficienza. Queste sono le performance che abbiamo avuto, queste sono le pubblicazioni, e concludendo possiamo dire che abbiamo lavorato su approcci, algoritmi e strutture dati per avere un accesso selettivo di tipo efficace ed efficiente a un grande ammontare di documenti semistrutturati. Abbiamo fatto anche dei prototipi che facessero tutto questo, alcuni sono anche online e possono essere utilizzati. E ci sono alcune cose che vorremmo fare nel futuro, come ad esempio per quanto riguarda la disambiguation, utilizzare le statistiche in maniera più approfondita, e quello di utilizzare sorgenti di conoscenza esterna che abbiamo già individuato come Extended WordNet per aumentare la qualità dei nostri risultati. Finito. Diciamo che per la prima parte della presentazione, come quella della disambiguation, diciamo che mi sono trovato benissimo nei colloqui che ho fatto con una società che tra l'altro è qui di moda, che si chiama Expert System, che lavora molto sulla disambiguation di questo tipo. E sì, in generale c'è stato un riconoscimento per questa azienda, diciamo per questo settore, ma comunque in generale per, diciamo, l'attenzione a certi particolari che tante volte vengono dimenticati
perché fa qualche software che si compra, come ad esempio i metodi di indicizzazione, come utilizzare gli indici, l'ottimizzazione dell'accesso ai dati. Questo è qualcosa su cui io ho puntato nei miei 3 anni di dottorato, nella mia tesi, e anche all'interno dei miei colloqui, vedevo che comunque c'era un certo interesse.